Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 17. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni. Io ho comunque visionato e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione per espandere il tema. Invece per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mioradarblogspot.com. Stagione 17, episodio 195R, mio podcasting. Ciao! Dunque, questo episodio è una reazione a un podcast il cui link lo trovate in descrizione. Dunque, l'autonomia differenziata è scritta in Costituzione. L'autonomia differenziata è stata scritta in Costituzione nel 2001. Quello che sta scritto in Costituzione va applicato. Punto. Altrimenti si ha una divergenza tra Costituzione materiale e Costituzione formale. Punto. Fine della discussione. È giusto, tra virgolette, quello che è scritto in Costituzione? Sì, qualsiasi cosa stia scritta in Costituzione è politicamente giusta per definizione, perché altrimenti non starebbe scritta in Costituzione, ma in una legge di rango inferiore. È politicamente lecito voler riformare la Repubblica Italiana? Sì, l'articolo 138 prevede proprio la possibilità di riformare la Costituzione, proprio per le ragioni per la quale, che quando sta scritto in Costituzione va applicato ed è politicamente giusto per definizione, i costituenti avevano previsto una Costituzione italiana di tipo rigido, ossia con una procedura di cambio e modifica con una doppia lettura parlamentare, con una distanza minima di 3 mesi tra una lettura e l'altra, ed un referendum se la riforma fosse stata fatta solo a maggioranza semplice, perché con una maggioranza parlamentare di 2/3 non occorre un referendum popolare. Cosa volevano dire i costituenti con quella macchinosa procedura di riforma costituzionale con doppia lettura a distanza di 3 mesi? Ecco, volevano dire che le riforme costituzionali non si possono fare a cazzo di cane, ossia procedendo per approssimazioni successive. I costituenti volevano dire che l'attività di governo prevede decreti leggi e leggi ordinarie o delegate ed è possibile fare leggi diverse ed opposte, cambiando in poco tempo il criterio di una legge, ed è ammesso il metodo delle approssimazioni successive nell'attività di governo ordinaria, in quanto frutto di un compromesso di un'attività parlamentare che per sua natura è basilare in una repubblica parlamentare e bicamerale. Riformare la Costituzione a cazzo di cane, ossia per approssimazioni successive, a dire dei padri costituenti, però non era un metodo accettabile da usarsi. Per questo i padri costituenti ci hanno messo una procedura legale farraginosa. I costituenti con questa procedura macchinosa, doppia lettura a distanza di 3 mesi, volevano dire che le riforme costituzionali dovevano essere ponderate.
Una riforma ponderata in ambito giuridico vuol dire che si deve andare ad inserire al vertice del diritto positivo i sistemi giuridici affidabili, ossia i sistemi giuridici affidabili sono quelli che sono già stati testati altrove nel mondo ed hanno già dato prova e hanno già dato dimostrazione di un buon funzionamento. Uno dei mali dell'Italia dei primi di XX secolo, oltre ad avere una mezza sega di re, c'era anche che lo Statuto Albertino, che trasformò la monarchia assoluta nel 1848 in una monarchia costituzionale, ecco, lo Statuto Albertino era una costituzione elastica, ossia modificabile con leggi ordinarie, in una votazione e con maggioranza semplice. E quindi lo Statuto Albertino era quindi una costituzione elastica e quindi un soggetto in un'attività di governo poteva modificarla ad catsum. Per evitare che l'attività di governo ad catsum, ossia per approssimazioni successive, ossia che il Parlamento italiano dopo il 1947 andasse ad incasinare la Costituzione, come poi il Parlamento italiano ha comunque fatto, ecco, i costituenti nel 1947 avevano immaginato e pensato di introdurre a protezione della Costituzione stessa un meccanismo di doppia lettura parlamentare ed un controllo di due terzi sulle maggioranze ed un eventuale referendum di approvazione per una votazione a maggioranza inferiore ai due terzi. Ora, tutti quelli che hanno studiato diritto costituzionale alle università, tutti quelli che hanno fatto l'istituto tecnico commerciale alle superiori, sanno che tra i vari bug costituzionali presenti nella Costituzione del 1947, ecco, c'è la stupida bicameralità del sistema parlamentare italiano. C'è anche il fatto che non c'è nessun riferimento alla natura e funzionamento della legge elettorale che governa la Repubblica Italiana. Su questi gravi bug costituzionali è stata aggiunta la Carta delle Regioni del 1963. Poi le regioni, che nel 1963 erano ancora delle scatole vuote che facevano solo sporadiche leggi cornice, peraltro di rango inferiore alle leggi ordinarie. Ecco, questa carta, di questa piccola catina, carta fuori dal Parlamento italiano nel 1963, è stata trasformata in turbocata nel 2001, perché le regioni sono state trasformate in stati neonandi, dato che la devoluzione ha preso piede in Italia ed è stata anche costituzionalizzata. Il titolo quinto è di fatto giuridicamente una merda. Boia, sì, il titolo quinto è proprio una merda. Lo hanno fatto il PD e la Lega nel 2001, ma dal 2001 sta merda di roba sta scritta in Costituzione e nessuno l'ha più levata, e nessun presidente dal 2001 ha contestato quanto sta scritto nel titolo quinto. Ora, sta merda di titolo quinto ha incasinato tutto il diritto positivo, ma tant'è, dal 2001 nessuno lo ha voluto rimuovere, nemmeno Renzi nella sua riformona lo voleva abolire, nonostante le grandi aree, ad esempio metropolitane, potessero essere chiuse senza alcun costo sociale, perché sino al 2016 le grandi aree metropolitane non erano state ancora attivate. Il titolo quinto e l'approccio federale è efficace ed efficiente? No, è sempre stato finanziato a costi storici e poi nel diritto positivo ha fatto un casino tremendo dal 2001, con leggi regionali in contrasto con leggi dello Stato, su cui la Corte Costituzionale ha provato a dare un'interpretazione per non far collassare l'ordinamento giuridico,
titolo quinto non è né efficace, il titolo quinto non è efficiente. Lo si è visto chiaramente, dettagliatamente, univocamente all'opera delirante durante tutta la pandemia dal 2020 al 2023. Il titolo quinto è politicamente lecito ed è giusto fare l'autonomia differenziata? Sì, qualsiasi cosa sta scritto in Costituzione è politicamente giusta, per definizione, perché altrimenti non starebbe scritta in Costituzione, ma in una legge di rango inferiore. Com'è possibile che una merda di legge come il titolo quinto sia finita in Costituzione? Perché i politici italiani sono ladri e stupidi. Com'è possibile che accada tutto questo in Italia? Ah, perché i politici italiani sono ladri e stupidi ed assieme a Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo. B, perché giuridicamente la nostra Costituzione dal 1947 è tutt'altro che perfetta. Nella seconda parte manca totalmente un riferimento costituzionale chiaro ed univoco alla natura e al funzionamento della legge elettorale. La legge elettorale non è un elemento marginale in un ordinamento giuridico. Si riverbera la legge elettorale sull'attività di governo in scelte e nella sua stabilità, quanto anche su quel numerino magico dei due terzi che protegge la rigidità costituzionale, che va tenuto sempre presente, dato che la legge elettorale trasforma il voto popolare in seggi elettorali. Quante volte hanno cambiato la legge elettorale negli Stati Uniti d'America dal 1776 sui grandi elettori? Quante volte hanno cambiato la legge elettorale la monarchia costituzionale britannica dalla Magna Carta del 1215? Quante volte hanno cambiato la legge elettorale la Repubblica Francese dal 1958? Quante volte hanno cambiato la legge elettorale la Repubblica Federale Tedesca nel 1949? In 77 anni, quante volte l'Italia ha cambiato legge elettorale? Ecco, in 77 anni, perché non c'è mai stata nessuna riforma costituzionale che definisse la natura ed il funzionamento della legge elettorale dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Come mai? È inutile discutere gli Stati Uniti d'America, Stati Uniti d'Europa, pardon. Gli Stati Uniti d'Europa non si faranno probabilmente mai perché nessuno li vuole. C'era stata una finestra temporale politico-storica utile dal 1991 sino al 2 luglio del 2019 all'incirca, ma adesso è troppo tardi. Confrontare con tutti i politici italiani e il Vaticano con Soros contro Eurolandia, il link lo trovate in descrizione. Per questa puntata è un po' tutto, ciao, alla prossima!